Era l'aprile del 2006 quando vennero ritrovati i corpi dei fratelli Talarico, operai edili originari della Campania ma residenti in Valdarno, freddati con un colpo di pistola alla testa e poi sepolti in un campo in località Tasso a Terranuova Bracciolini. Adesso a 18 anni di distanza un pentito dal carcere ha confessato il duplice delitto, facendo anche altri nomi. Domenico Colosimo conferma di essere stato lui uno degli esecutori dell'omicidio. Dice che non l'ha fatto da solo, che l'ha fatto insieme a Giovanni Greco e Mario Gigliotti. La rivelazione adesso è nelle mani della DDA di Catanzaro in attesa di essere trasferita ai colleghi di Firenze. La famiglia Talarico aveva sempre avuto il sospetto che Colosimo c'entrasse qualcosa, loro non pensavano che fosse l'esecutore, però tutto quello che lui dice poi dovrà essere vagliato, quindi ci sarà un procedimento penale. Colosimo nella sua confessione ha raccontato che due fratelli furono attirati con la scusa di mettere a segno un furto assieme, una trappola. Io su certe cose francamente ho dei dubbi, perché Rosa Talarico, che è la figlia, racconta che il padre le aveva detto: guarda che Colosimo è sfuggito a un agguato mortale, è sfuggito per pura fortuna, quindi io voglio stargli lontano perché questo è un bersaglio vivente. Il movente è una faida tra clan. Molto probabilmente, diciamo, nell'ambito di questa pace tra le 'ndrine era stata fatta una scelta a monte, quindi quando si fa la pace poi si regolano i conti, diciamo, a livello basso. Nella confessione di Colosimo, infine, anche le scuse ai familiari. Voglio chiedere perdono alle famiglie delle persone che ho ucciso, perché mi sento pentito di quello che ho fatto e voglio chiedere scusa. Io pagherò per quello che ho fatto, ma voglio dire che sono pentito, anche al di là della decisione di collaborare con la giustizia.